Buonasera, benvenuti in questa nuova puntata sulle razze canine. Oggi parliamo del bulldog francese. Ok? Oggi si parla quindi di questa razza molto simpatica. Mi piace moltissimo questa razza di cane, particolare perché è un soggetto affettuoso, è un cane molto affettuoso. Mi piace proprio il carattere di questo cane. Aspettiamo un attimino che si collegano un po' di persone. Ricordo comunque coloro, ovviamente questa è una giornata dedicata solo al bulldog francese, quindi mi raccomando, fate le domande relative soltanto a questa razza. Per chi fosse interessato ad altre razze che magari non è proprietario di questo cane, posso andare sul mio canale YouTube. Vabbè, sul canale ci sono tutte, sto già mettendo su tutte le registrazioni, quindi già ce ne sono circa una quindicina di razze, se non sbaglio. Ovviamente poi più o meno ogni settimana, ogni mercoledì parleremo di una razza diversa. La prossima, se seguite la pagina, è il pastore tedesco, quindi parleremo del pastore tedesco. Poi seguiranno altre razze, il Beagle, il Jack Russell, ce ne sono tante, eh. Quindi il concetto è sempre quello di impostare una terapia, impostare un'integrazione, un'alimentazione in relazione alla costituzione del cane. Quindi ogni razza più o meno appartiene, si avvicina a un tipo di costituzione, a un tipo di biotipo. Quindi è importante ovviamente in relazione alla costituzione cercare di fare un protocollo che è un termine improprio perché ovviamente il protocollo. Parliamo di metodo perché ovviamente ogni soggetto è un argomento a sé, è una storia a sé, anche nell'ambito della stessa razza, per esempio il bulldog francese, ci sono dei bulldog che si avvicinano più a un biotipo che a un altro. Allora, non so se avete già cercato più o meno attraverso i moduli sul mio sito alessandroprota.it, cercare di classificare il biotipo del vostro cane, non so se l'avete già fatto, se qualcuno si vuole più o meno diciamo squilibrare nel dire il tipo di biotipo che è questo cane. Volete qualcuno di voi si vuole cimentare? Beh, allora ve lo dico io. Avete sicuramente capito dalla struttura della faccia, dalla struttura della faccia, dal carattere bilioso, linfatico. No, e soprattutto più questo qui è più che altro un sanguigno linfatico, c'è molto del sanguigno. Il bilioso linfatico è più il Boston, diciamo, però come struttura adesso vi faccio capire per quale motivo è linfatico sanguigno, Linfatico giusto perché ovviamente c'è una grossa componente linfatica dalla struttura della faccia e quindi brachicefala. Ovviamente questi occhi globosi tendenzialmente nel tempo tende a essere un soggetto particolarmente ipotiroideo, quindi si rallenta il metabolismo, poi soprattutto poi se viene sterilizzato questo si accentua ancora di più, ma c'è una componente sanguigna dovuta al fatto alla conformazione, quindi è particolarmente muscoloso, in alcune razze soprattutto, poi dipende dalla gestione del cane. E ha un carattere molto diciamo impulsivo, cioè nel senso si avvicina molto al sanguigno perché è un giocherellone tendenzialmente, no? Gli piace molto giocare, gli piace molto il contatto proprio con l'essere umano, ma anche con gli altri, ovviamente. Quindi questo carattere mi fa diciamo, più propendere per un sanguigno. Il bilioso, ricordatevi che è sempre un soggetto tendenzialmente irritabile. Questo qua anche lui ovviamente è tendenzialmente irritabile, dipende però, ripeto, dallo stato di salute e dalla gestione, dall'habitat, da come viene diciamo, allevato e soprattutto dalla socializzazione che ha avuto in precedenza. Però tendenzialmente è un soggetto focoso, quindi carattere proprio del sanguigno. E la conformazione è un brevilineo, quindi muscoloso e si avvicina di più al sanguigno rispetto al bilioso. Quindi tendenzialmente un sulfurico carbonico, quindi c'è anche una componente carbonica che fa parte ovviamente della costituzione linfatica, quindi linfatico sanguigno direi che è quella più giusta. Ovviamente
potete poi in seguito, quando uscirà il libro, sicuramente avrete più chiari certi concetti di biotipologia. Ma è importante quindi la costituzione, perché in relazione alla costituzione possiamo farci un'idea delle malattie a quali sarà predisposto. Questo non è poco, perché se sappiamo alle malattie a cui sarà predisposto, noi cerchiamo di fare una medicina di prevenzione, una medicina di anticipo, attraverso la medicina funzionale, attraverso i concetti di psico-neuro-endocrino-immunologia. Dunque. Allora, direi il termine francese è un termine un po' improprio, perché in effetti nasce in Inghilterra durante la Rivoluzione francese. Alcune lavoratrici di Pizzo presero questi cagnoni e se li portarono quindi dalla Francia, dall'Inghilterra se li portarono in Francia, ecco perché si è chiamato bulldog francese. Però ovviamente ha le caratteristiche un po' del bulldog, pare ci sono stati incroci anche con una serie di altre razze, come potrebbe essere il Carlino, ma insomma la struttura proprio di questo cane è una struttura tendenzialmente non eccessivamente diciamo ingombrante come un bullo, quindi è anche comodo, soprattutto per chi ha per chi desidera un cane da compagnia, è sicuramente un'ottima razza. Fa amicizia con tutti, però è anche vero che ha anche lui una certa, diciamo, quota di testardaggine, se così possiamo dire, quindi è un carattere forte, molto forte. E, diciamo che è importante il contatto proprio col proprietario. A volte sono soggetti particolarmente, diciamo, che vanno soprattutto in ansia se manca il proprietario, perché se si crea talmente una simbiosi da proprietario e cane, che a volte quando poi viene lasciato solo per un certo periodo di tempo, il soggetto poi va in ansia, in crisi, quindi aumenta un po' l'agitazione e quindi ovviamente la congestione di questo soggetto. Se è un soggetto appartenente al biotipo sanguigno, tendenzialmente è un soggetto che si infiamma facilmente, quindi attenzione alle dermatiti, alle follicoliti classiche di questo cane. Perché? Perché molto spesso anche un eccesso di dopamina dovuto a un eccesso di tirosina, che a sua volta è dovuto all'eccesso di proteine animali. Quindi eccedere nelle proteine animali, ovviamente, che cosa porta? Porta a un aumento della termogenesi, che in questi soggetti ovviamente cercano di eliminare, se non hanno la possibilità di scaricarsi attraverso il movimento, l'attività, soprattutto se stanno in un ambiente chiuso, ovviamente scaricano attraverso gli emuntori, tra cui soprattutto il fegato, il rene, la respirazione, ma anche la pelle, quindi l'organo emuntore, anche la pelle in questi casi nei soggetti sanguigni è fondamentale come scarico di tossine. E quindi lo manifesta questa eliminazione di tossine anche attraverso delle produzioni di, diciamo, tipo acnoide, quindi frungoletti, che poi formano delle sioricità, si stacca la crosticina e rimangono poi queste chiazze, diciamo, circolari, che possono essere confuse per delle micosi. Ovviamente poi queste situazioni devono essere poi gestite attraverso una serie di accorgimenti, non solo attraverso dei bagni, diciamo. Soprattutto io prediligo i bagni con l'ozonoterapia, per esempio ossigeno-ozonoterapia, o attraverso i nanobolle, cioè tutte devono essere dei bagni possibilmente che non devono irritare ulteriormente questa pelle, non devono seccare ulteriormente questa pelle, altrimenti ovviamente queste forme, diciamo, infiammatorie, diciamo pustolette che si vengono a creare, accentuano ancora di più ovviamente questa dermatite. A volte quindi si deve intervenire soprattutto con degli accorgimenti alimentari, quindi ridurre diciamo, l'eccesso di proteine, perché magari in questo caso il fegato è in sovraccarico. Ricordiamoci che il sanguigno, il punto debole proprio del sanguigno è il fegato che va continuamente in sovraccarico. Quindi si deve detossificare tutta una serie di accorgimenti in mezzo digiuno. Ogni tanto si fanno delle settimane di detox, riducendone molto la quota delle proteine animali, ma questo è importante per cercare di evitare l'intossicazione di questo fegato. Ovviamente, se poi parliamo di tutta una serie di gestioni in cui
una serie di presidi tossici come potrebbero essere gli antiparassitari, ovviamente in un sanguigno vanno ulteriormente ad intossicare questo fegato, quindi c'è un ingorgo di questo fegato che ovviamente manifesta soprattutto con delle forme di eczema, anche perché ricordatevi che le tossine del soggetto sanguigno sono delle tossine brucianti, cioè quando vengono eliminate attraverso la pelle creano un formicolio che poi induce il cane a grattarsi in maniera così insistente da creare proprio delle vere e proprie chiazze. Però attenzione, parlavamo anche del linfatico, quindi c'è anche una componente linfatica e questo lo caratterizza dal fatto che molto spesso queste dermatiti non sono particolarmente, dolorose al punto tale da portare il cane a grattarsi in maniera insistente, ma sono degli infiltrati anche che vengono preceduti da una sorta di serositi a carico della pelle, sempre dovuta a queste tossine che nel linfatico vengono diluite e quindi attraverso una serosità. Questa serosità poi si crea delle croste e si staccano e formano sempre queste aree, alopeciche, che un po' disseminate su tutto il corpo. Quindi il linfatico, ecco perché è un misto linfatico biloso, cerca di eliminare, cioè di eliminazione di queste tossine dal corpo attraverso proprio la diluizione di queste tossine nello spessore di questa cute. Quindi la cute sappiamo che quella del bulldog francese è molto spessita, quindi tende all'ispessimento. Tende all'indurimento in alcune circostanze, per esempio l'orecchio, l'ispessimento dell'orecchio, leggevo la signora Cortesi, c'è proprio un ispessimento di questo orecchio che è dovuto proprio a questa infiammazione cronica che si viene a creare. Poi aumenta la secrezione sebacea in questi tipi di cani, quindi attenzione alle pieghe, attenzione nei punti per esempio attorno alla coda oppure sotto le zampe, sono cani che hanno una grossa secrezione sebacea, soprattutto se stanno in una fase di intossicazione e quindi di aumento di questa termogenesi. Ecco, pensate sempre al sanguigno come una pentola a pressione, allorché quindi mettiamo troppe proteine, troppe calorie, un soggetto che magari non le consuma nella maniera giusta, questo eccesso di calorie, questo eccesso di termogenesi aumenta questo vapore interno e quindi attraverso questa valvolina si deve eliminare questo eccesso di vapore. Quindi questo lo fa attraverso dei monturi, ma anche attraverso la pelle, poverino. Non avendo le ghiandole sudoripare c'è un aumento di secrezione sebacea. Quindi in questi cani un'ottima gestione può essere proprio quella di portarlo con una certa regolarità all'alto vettore e fargli fare il trattamento alle nanobolle e ozonoterapia. Quindi questo doppio trattamento magari si può eliminare questo eccesso di sebo attraverso dei bagni alla zeolite, che sicuramente è un'azione astringente questo eccesso di sebo, però senza eccedere troppo, anche evitare ovviamente la clorexidina, che la clorexidina ha un'azione tendenzialmente irritante, quindi che cosa fa? Fa aumentare di più la produzione di sebo, no? Quindi ha un effetto rebound, se vogliamo. Allora, quali sono le malattie a cui è maggiormente predisposto? Allora, come tutti i soggetti brachicefali, abbiamo parlato a proposito del Carlino, c'è questa sindrome, ostruttiva respiratoria, no, del Carlino, quindi ha questo palato molle e lungo, ha le narici leggermente più strette, può avere una certa ristrettezza anche a carico della trachea, quindi può avere una certa ipoplasia della trachea, può avere la produzione di ventricoli, delle piccole cistine a carico della laringe, quindi sono tutte situazioni che alterano, cioè impediscono l'entrata di aria. Quindi che cosa fa il soggetto? Dato che c'è un impedimento di entrata di aria, aumenta l'ispirazione e nell'ispirazione distende ancora di più questo palato molle. Ecco perché a volte bisogna procedere nella correzione di questo palato molle attraverso un semplice intervento, si asporta, questo eccesso di questa linguetta, che è il palato molle, che va a, interferire, si va a appoggiare sull'epiglotte, quindi non fa entrare l'aria, dalla laringe, no? Quindi si interpone, quindi a volte hanno spesso questo starnuto inverso, soprattutto poi se si infiamma la faringe. Quindi questi soggetti qua, quando hanno un mal di gola, come si suol dire in termine così improprio,
ovviamente loro risentono maggiormente rispetto a un soggetto normale, tipo un bilioso, oppure diciamo, un nervoso, che non hanno questa struttura brachimorfa, questo muso schiacciato. Quindi è strutturato, purtroppo la natura gli ha dato questa struttura, questa conformazione. Quindi dovete stare molto attenti, soprattutto con i cambi, con questo caldo umido, che ovviamente il sanguigno già non sopporta un caldo umido, ma la stagione calda, dovete stare attenti e far traspirare bene questo calore che lui de deve eliminare attraverso la bocca, perché non avendo ghiandole sudoripare, quindi la respirazione è fondamentale attraverso la bocca. Quando c'è questa diciamo cattiva eliminazione d'aria, ovviamente risente maggiormente di questo calore interno, quindi non riesce a dissipare questo calore interno. Quindi dovete stare attenti molto ai colpi di calore in questo soggetto. Quindi, allorché ci siano questi eccesso, quindi di palato, ostruzione a carico della laringe, allora si fa un interventino, in quella seduta si può correggere sia il palato molle sia la stenosi di queste narici. Un po' più complicato se si presentano questi ventricoli a carico della laringe, a carico delle corde vocali, si possono creare dei piccoli ventricoli, questi poi vanno trattati o attraverso il laser o attraverso un piccolo interventino, insomma. In laringoscopia. Altre diciamo problematiche e debolezze di questa razza, anche questa ha una cattiva conformazione spesso della colonna vertebrale, mi sembra di aver parlato anche a proposito del Carlino di questo, a volte ci sono un'alterata conformazione di questi corpi vertebrali, per esempio a carico del tratto toracolombale oppure nelle ultime toraci si possono creare queste vertebre a farfalla, sono una malformazione. Ovviamente con problemi di deambulazione, a volte si deve procedere anche a degli interventi abbastanza impegnativi, neurochirurgici. Ovviamente non è, molto, cioè non è diffusa come patologia, però si possono presentare forse più spesso quelle che sono le ernie discali. Abbiamo parlato a proposito del bassotto, molto spesso l'ernia discale, diciamo, questa patologia è più frequente allorché questa muscolatura paravertebrale sia debole, non ci sia una buona muscolatura paravertebrale, non c'è una buona muscolatura degli arti posteriore e anteriore, ma soprattutto non c'è un sostegno strutturale, muscoloso, diciamo, della corporatura. Quindi le vertebre vengono maggiormente sollecitate. Quindi è importante, muscolatura vuol dire proteine di qualità. Cibo industriale molto spesso sono proteine di cattiva valore nutrizionale, quindi non vanno a supportare la struttura muscolare. Il soggetto deve essere muscoloso, deve avere un buon quadricipite, un buon glutei, i glutei devono essere sviluppati. Questo molto spesso si presentano a visita con dei glutei molto flosci, glutei quasi inesistenti. Ovvio che lì c'è una sollecitazione a carico del bacino che poi si va a ripercuotere sulla colonna vertebrale. Quindi, se la struttura non è muscolosa, molto probabilmente questi soggetti andranno incontro più facilmente a ernie discali. Per quanto riguarda il tratto cervicale, molto spesso possiamo riscontrare in questi soggetti anche delle ciste aracnoidee oppure una siringomielia, che cos'è? In effetti una produzione di liquido abnorme a carico della membrana che avvolge, diciamo, il midollo spinale dell'area cervicale, che vanno a premere sulla componente nervosa, quindi creano un dolore come se avesse una cervicalgia, che si va a accentuare anche a volte con i cambi di temperatura, con l'alternanza bassa e alta pressione, queste cisti possono premere più o meno. E a volte questo dolore cervicale può essere magari preso come un'otite, perché magari il cane si gratta in maniera insistente la zona cervicale perché c'ha dolore alla cervicale, poverino. Non è che mette la mano come mettiamo noi, lui sente questo fastidio, si gratta con insistenza perché c'ha dolore nel tratto cervicale. Se andiamo a fare poi una risonanza, vediamo che a volte c'è la presenza o di una cista aracnoidea, che a volte dà dei sintomi ancora più gravi, di atassia e tutto il resto, dipende sempre dalla gravità, oppure ci può essere una sorta di siringomielia a carico del tratto cervicale, più o meno grave. Se molto grave darà dei disturbi locomotori più importanti, se meno grave darà ovviamente una cervicalgia con
a volte anche un formicolio a carico degli arti anteriori. Quindi attenzione per quei soggetti che si leccano con insistenza le arti anteriori, che molto spesso una cervicobragialgia, cioè un dolore alla cervicale che si va a irradiare sull'arto interessato, dalla parte dell'arto, dipende da dove questa ernia protrude, quindi se a destra o a sinistra. In questi casi va molto bene, oltre a una terapia rigenerante, quindi la terapia antinfiammatoria può andare bene all'inizio, però ovviamente se c'è un danno degenerativo a carico del nervo si deve fare una terapia rigenerativa, quindi acido alfa-lipoico, il PEA, tutta una serie di rimedi, anche il gabapentin per esempio in alcune circostanze si può associare. A volte però sicuramente d'appoggio, da supporto a una terapia del genere, l'ozonoterapia è l'ideale, sia come infiltrazioni locali, quindi infiltrando la parte interessata, l'ozono sicuramente è un'azione antinfiammatoria, a volte anche delle protrusioni riesce a sgonfiarle, allorché non siano calcificate, riesce a sgonfiarle bene, quindi c'è una buona rimissione dei sintomi. Però attenzione quindi al tratto cervicale. Adesso non so quanti di voi useranno la pettorella, chi usa il collare. Se c'è una diatriba, a volte mi interessano pure queste dirette proprio per una discussione, perché ovviamente il collare dà un senso di, diciamo, di guida superiore, no? Di comando, penso, poi non sono un comportamentalista, però bisogna stare anche attenti, perché strapponare al collare significa anche sollecitare questi corpi vertebrali, quindi a volte si preferisce passare alla pettorella. Anche la pettorella, ovviamente abbiamo varie forme di pettorella, alcune prendono più la zona pettorale, altre invece si interferiscono sulla spalla. Il fatto è che bisogna stare attenti, tu pettorina, sì, Angela, vedo che usi la pettorina, quindi il collare bisogna stare molto attenti, perché strapponare col collare può essere in questi soggetti veramente molto pericoloso. Vabbè, ovviamente non con collare a strozzo, ma penso che adesso non si usa proprio più il collare a strozzo, almeno me l'auguro, insomma. Alcuni lo utilizzano per dare delle impostazioni magari iniziali, poi non so, penso col tempo, non è, ma io ripeto, non sono un comportamentalista, mi interesso della psiche sotto altri punti di vista. Però dicevo, dato che mi preme questa colonna vertebrale, dato che lui è un soggetto predisposto all'ernia discale, quindi attenzione quando tirate questo cane, quindi attenzione quindi, al collare, dovete stare attenti, non dovete fare strapponate importanti, perché a volte si possono creare delle leggere subluissazioni che poi possono dare adito a delle protrusioni discali, no? Oppure riacutizzare dei processi infiammatori. Ecco, potrebbe essere pure questo. A volte potreste anche pensare che magari siete stati un po' troppo energici a tirare il collare, e quindi questo dolore alla cervicale, il cane poi lo manifesta con questa grattarsi l'orecchio. Allora, io al mio cane ho messo per addestramento e fra un po' lo ammazzano. Vabbè, lo so, poi ripeto, allora, magari se c'è un comportamentalista che vuole intervenire e dire la sua sul collare, se lui è meglio, insomma, il collare o la pettorella, ma insomma sono due metodi completamente diversi, dipende però secondo me da quello poi che si vuole ottenere dal cane. A me da un punto di vista medico mi interessava dire attenzione quindi a strapponare questi soggetti, ma come il resto anche il Carlino, anche il Boston Terrier, sono soggetti che hanno predisposizione all'ernia discale. Allora, per quanto riguarda l'occhio, essendo un occhio tendenzialmente un po' che protrude verso l'esterno, bisogna tenerlo umettato, bisogna stare attenti, bisogna vedere se chiude bene, a volte ci possono essere ciglia ectopiche, quindi bisogna poi intervenire sulle ciglia, quelle cheratiti magari a volte pigmentose all'interno dell'angolo, molto spesso sono dovute proprio a delle ciglia che vanno nel canto nasale, che vanno a urtare sulla cornea e quindi creano infiammazioni, in quei casi si fa una correzione chirurgica. Si può avere anche una retinopatia multifocale, di cui è richiesta anche il test DNA, e ovviamente si può avere glaucoma, anche in questi soggetti c'è una certa predisposizione al glaucoma. Quindi attenzione quando vedete un occhio molto arrossato, con delle vene molto ectasiche, in quel caso fate misurare la pressione al cane, la pressione dell'occhio intendo. Parlavamo del sanguigno, quindi sappiamo perfettamente quando parliamo del sanguigno possiamo fare a meno di parlare del cuore, perché ovviamente il cuore è uno di quegli organi più sollecitati nel soggetto sanguigno. Abbiamo parlato in precedenza di altre razze particolarmente sanguigne, per esempio il box è uno di questi.
dovete stare attenti perché ovviamente questo soggetto da subito io interverrei con integrazione come la taurina, la carnitina, che sono molto importanti, perché comunque sono cuori che nel tempo tendono a dilatarsi, quindi a sfiancarsi. Da quelle sorti di cardiomiopatie dilatative. Dovete stare attenti anche all'igiene della bocca, soprattutto guardate le gengive, perché molto spesso una gengivite importante, arrossata, ipertrofica, è un'espressione di un'infiammazione della mucosa gastrointestinale. Quindi, allorché ci sia un'infiammazione delle mucose molto arrossata, potrebbe essere anche un'intossicazione, un eccesso di proteine. In quel caso là dovete detossificare l'organismo e quindi andare poi a curare lo stomaco, l'intestino, perché c'è un'infiammazione di queste mucose. Ricordatevi che il soggetto sanguigno è un soggetto che tende a eliminare le tossine non solo attraverso la pelle, ma anche attraverso la mucose, le mucose, attraverso la produzione di muco, un muco spesso appiccicaticcio, che non è tanto più serioso come il linfatico, ma questo, essendo un soggetto simpatico linfatico, diciamo sanguigno linfatico, c'è una buona produzione di questo muco, tendenzialmente questo muco serve anche per eliminare queste tossine, quindi a volte lo elimina anche attraverso l'apparato respiratorio, che è uno degli apparati insieme a quello cardiaco molto sviluppati, quindi tendono a eliminare tossine soprattutto anche attraverso l'apparato respiratorio. Quindi attraverso l'apparato respiratorio, attenzione quindi alle faringiti, tracheofaringiti, quindi che poi si vanno a infiammare e per comunicazione possono poi interessare pure l'orecchio, quindi attraverso l'orecchio i germi, i batteri si possono poi trasferire all'orecchio. Quindi attenzione, molto spesso c'è un collegamento molto stretto tra otiti, faringiti, in questi soggetti che sono di per sé dei soggetti che tendono a una ipertrofia dei linfonodi. Molti di voi vanno soggetti a linfomi, quindi bisogna stare anche molto attenti. Poi magari un giorno ne parleremo. Quella che è un pochino la mia idea per quanto riguarda i linfomi, io credo molto che c'è un certo nesso, al di là di tutta la tossicità che ci può essere, che ovviamente è favorente questa cancerogenesi, quello che è molto importante, molto spesso anche dei conflitti, delle situazioni stressanti, ripetitive, possono ripercuotersi sul sistema immunità, anzi si ripercuotono sicuramente. E una proliferazione dei linfociti potrebbe anche essere una conseguenza di un conflitto, di una situazione molto stressante del cane che ha superato e come situazione di guarigione, ecco, il soggetto produce di più questi linfociti, soprattutto il midollo osseo, viene stimolata una maggiore produzione di linfociti che ha una funzione di riparare. Ecco, questi linfociti all'inizio hanno un concetto di riparazione da un danno, molto spesso, quindi a un danno che può essere una congestione, una vasocostrizione molto importante in seguito a degli insulti oppure dei conflitti importanti. In seguito poi si crea una riparazione e questa linfocitosi potrebbe essere all'inizio, che poi magari si va a vedere attraverso il sangue un aumento notevole di questi, potrebbe essere una espressione di una riparazione. Ovviamente poi si può trasformare questa riparazione in una situazione oncologica, allorché poi ci siano dei fattori determinanti, come per esempio dei tossici, come per esempio metalli pesanti, un'alimentazione eccessivamente carica di carboidrati che vanno a incrementare ancora di più questa proliferazione, quindi c'è una concausa di fattori. Però molti di questi soggetti che hanno sviluppato dei linfomi avevano in precedenza avuto dei traumi psicologici, abbandoni, erano stati stressati, avevano avuto una convivenza molto, difficile, e in seguito poi a questa situazione, dopo un certo periodo di tempo, avevano sviluppato questi linfomi. È una mia supposizione, ovviamente. Però penso che dopo aver studiato soprattutto quelle che cosiddette le leggi biologiche, penso anche da quando mi viene poi, soprattutto da quelle che sono
gli studi, diciamo, come dire, le evidenze cliniche, qui non parliamo di evidenze scientifiche perché difficilmente andrete a riscontrare, però se parliamo di evidenze cliniche, quello che a me poi mi viene all'osservazione. Quindi c'è una certa predisposizione a questi linfomi, quindi attenzione soprattutto a alterare un sistema immunitario, quindi attenzione, sterilizzazioni, castrazioni possono alterare il sistema immunitario, soprattutto perché aumentano, vanno a creare delle disfunzioni a carico del surrenale, perché poi togliamo gli ovari, togliamo i testicoli. Quindi bisogna stare molto attenti, sappiamo ormai, si è visto, si sono fatti i lavori, abbiamo parlato in precedenza, poi ho dedicato poi un capitolo intero proprio alla sterilizzazione, che tra gli effetti collaterali, ovviamente, sì, è vero, evitiamo il tumore alla mammella, la piometra, e nel maschio ovviamente il tumore, il cancro alla prostata, però poi c'è tutta una serie di inconvenienti, tra cui anche neoplasie, diciamo, del sangue, quindi linfomi, leucemie, emangiosarcomi, cioè tumori a carico delle ossa, quindi proprio perché c'è qua uno squilibrio del sistema immunitario. Poi, allorché poi questo viene cimentato, viene alimentato ancora di più, magari da una tossicità, che potrebbe essere sicuramente questi eccessi di antiparassitari. Oggi gli antiparassitari sono sempre più potenti, più tossici, quindi attenzione a questo. Quindi attenzione quindi all'alimentazione, adesso brevemente parlo un attimo dell'alimentazione, è un soggetto che tende a mangiare troppo velocemente, quindi magari c'è una ciotola di quelle che magari quei pilastrini al cielo, in modo tale che il cane mangia con una certa, con un po' più calma, perché poi buttare velocemente il cibo significa ingerire aria. A maggior ragione in questi casi, dato che lui mangia velocemente questo cibo, è meglio non dare pezzettoni di carne, perché altrimenti gli rimangono sullo stomaco e difficilmente poi li digerisce. Meglio una carne quindi macinata, preferisco più una carne macinata. Attenzione all'estruso, sapete che io sono contrario all'estruso, per lo più meglio un pressato, oppure meglio ancora un essiccato, ammorbidito ovviamente, messo nell'acqua, e sicuramente l'ideale però è sempre l'alimentazione naturale. Un'alimentazione, quindi bisogna stare molto attenti, quindi evitare quindi questi croccantini che vanno a dilatare lo stomaco. Dilatare lo stomaco significa anche creare tutti i presupposti per il reflusso gastroesofageo, che va a peggiorare ulteriormente questa sindrome, diciamo, ostruttiva respiratoria in un soggetto che già ha le vie aeree molto ristrette. Quindi attenzione, se noi poi facciamo salire questo acido e ci va a bruciare, diciamo, ci va a irritare le prime vie aeree, ovviamente poi comincia tutta una serie di problematiche che poi magari vengono aggredite col cortisone, antibiotici, quando magari poi la causa invece è la dieta e lo stomaco, quindi il reflusso. Ma non c'è bisogno di inibire l'acido, perché se io vado a bloccare l'acido in questi soggetti, la carne non la digerisce più, devo soltanto modulare, eventualmente devo cercare di rendere l'alimento più assimilabile, favorire un buon svuotamento gastrico, perché erano soggetti anche diciamo, a disfunzione a carico del piloro, e quindi non si svuota bene questo stomaco. Quindi sono soggetti che sono anche un po' discinetici sotto questo punto di vista. In questo caso si potrebbe parlare di una certa somiglianza col bilioso, perché anche qui lo stress influisce molto sulla produzione di acido e sulla digestione. Quindi attenzione a tenerli tranquilli questi cani, evitare gli eccessi eccessivi. Devono mangiare in una situazione di riposo, non si devono stressare, e soprattutto date un'alimentazione che viene facilmente assimilabile, e soprattutto c'è un buon svuotamento gastrico. Allora, che altro dire? Un soggetto quindi che tende all'ipotiroidismo, soprattutto poi se viene sterilizzato, peggiora notevolmente il metabolismo, quindi va sostenuta questa tiroide, ma non con l'estratto di tiroide, ma va sostenuta col selenio, con tutta una serie di rimedi che vanno a stimolare la tiroide, e ovviamente anche lo iodio, che è un elemento principe fondamentale, soprattutto per il sanguigno. Lo iodio è importante, quindi nell'alimentazione magari mettere delle alghe tipo nori, clamat, cioè sono delle alghe ricche di iodio che hanno la funzione proprio diciamo, di riequilibrare, di stimolare, diciamo, il metabolismo tiroideo. In questi soggetti tende all'ipotiroidismo, quindi c'è un ipercortisolerismo, surrenalismo, quindi un eccesso di cortisolo che viene accentuato dallo stress, dai carboidrati. Un altro punto importante di questi soggetti: più carboidrati date, quindi riso, cioè,
pasta penso che ormai, spero che molti di voi non la danno, ma comunque il riso, troppe patate, aumentiamo troppo la cortisolemia, la glicemia e di conseguenza aumentiamo l'infiammazione cronica di questi soggetti. Ricordatevi il concetto che si infiammano e si sfiammano continuamente, state attenti pure ai cosiddetti alimenti grain free perché significa togliere il grano, ma poi ci mettono tanto di quell'amido sotto forma di patate, piselli, miglio e tutto il resto appresso. Quindi l'amido non dovrebbe superare circa il 10%, diciamo, della reazione. Quindi bisogna stare anche molto attenti, soprattutto con l'alimentazione, quella che è poi detta legge, no? Poi vanno soggette a queste meningoencefaliti di origine sconosciuta, seconda la medicina tradizionale, perché ovviamente quando non sanno chi è dove aggrapparsi, si parla di malattie idiopatiche, perché là, anche lì c'è un problema autoimmune, molto probabilmente c'è anche un problema dovuto alla tossicità. Malattie autoimmuni, disbiosi intestinali possono essere la conseguenza di queste meningoencefaliti, perché sappiamo che adesso c'è una connessione molto stretta tra il cervello e il microbiota intestinale, quindi infiammazione a carico della parete intestinale, alterazione della permeabilità possono creare non poche problematiche a carico del cervello, meningoencefaliti. Quindi infiammazioni croniche, soprattutto in questi soggetti attenzione a mettere gli spot on, cioè sostanze tossiche, perché se c'è questa predisposizione queste infiammazioni, a queste meningoencefaliti, vuol dire che molto probabilmente anche questa barriera è una barriera che può, in certo qual modo, alterarsi e quindi favorire il passaggio di queste sostanze, anche se non so con precisione, ma mi sembra che attraverso il test MDR1 non fa parte di quelle razze maggiormente a rischio, ma ovviamente quella non significa un vagelo, non vuol dire che devono essere per forza quelle razze, voglio dire, probabile che anche con una razza come questa ci può essere qualche soggetto che abbia un'alterata permeabilità della barriera ematoencefalica, ovviamente. Poi, per quanto riguarda l'antiparassitismo, abbiamo parlato a suo tempo, sapete come la vedo, sono molto critico su questa tossicità, però ovviamente bisogna anche stare attenti a che non devono pigliarsi i parassiti. Sui metalli pesanti abbiamo parlato un po' dei parassiti, adesso speriamo. Vediamo un pochino le domandine vostre, eh? Molti di voi penso, spero che abbiano il bulldog francese, a me piace moltissimo questa razza. Buonasera Elena, buonasera Giorgia, come va col tuo piccolino? Si difende, eh? Speriamo che purtroppo sia una situazione abbastanza importante della pelle. Dovete stare molto attenti alle otiti, perché queste otiti purtroppo quando non vengono curate bene dall'inizio poi si cronicizza, il padiglione si spessisce, si crea proprio una melanosi, cioè una pigmentazione nerastra che è indice di un'infiammazione cronica di datata, quindi un'infiammazione cronica importante, dopodiché poi uscire da questa situazione è molto difficile, anche follicoliti che a volte recidivano, anche in funzione dello stato d'animo del soggetto, situazioni di stress possono far ripresentare queste situazioni, perché ovviamente c'è una connessione molto diretta tra il sistema nervoso e la pelle, quindi se questa follicolite magari poi va via, poi può riprendere facilmente in seguito a stress oppure un intestino che purtroppo ha perso quella sua permeabilità e quindi ogni tanto si riacutizza, anche in funzione ovviamente delle situazioni meteorologiche. Sono soggetti colitici un po' come il bilioso che va soggetta anche a meteoropatie. Allora, buonasera Marilena, buonasera Dacia, buonasera Patti, alcuni di voi non sono proprietari del bulldog, però vedo che vi interessate, soprattutto vi state interessando molto bene. Il Bull Terrier sarà una razza che faremo a breve, anche lì ovviamente c'è un linfatico e un sanguigno, quindi sicuramente qualcosa che stiamo dicendo oggi varrà anche per il Bull Terrier. Bilioso linfatico, sì, avevi detto prima bilioso linfatico, però ti ho corretto sanguigno perché ha una struttura un po' più massiccia, più muscolosa. E quindi rientra un po' nel sanguigno, il linfatico, però ovviamente anche lì c'è una grossa componente di questa costituzione linfatica, e poi quella che dà tendenza a questo sovrappeso, questa pelle
molto spessita, no? Che è difficoltosa anche a curare perché c'è una cattiva irrorazione di questa pelle. Questa pelle deve essere irrorata, un pochino come le follicoliti, devono essere irrorate. Quindi, perciò a volte io ci tengo e fate queste nanobolle proprio per ossigenare questi follicoli, no? Per cercare di far arrivare più ossigeno a questa pelle, che tendenzialmente è una pelle poco ossigenata. Ok? Buonasera Annalisa, buonasera Ristic, sì, so che tu c'hai il bot, tu stai cercando di uscire fuori da una situazione abbastanza importante. Buonasera Decio, Annalisa, buonasera. Il mio è un box quindi sanguigno, sanguigno linfatico, bravo, abbiamo parlato del box, quindi se vai su YouTube vedrai per quanto riguarda il box. Ciao, ciao Decio, grazie. Ciao Angela, Marco, copia Vincente. Tu e dottor Prota, chi sta rispondendo a Marco De Paola? Ah, salve. Dunque, sì, yo, buonasera dottore, buonasera cavalier. Allora, Angela Pezzetti, peccato che ho poco segnale, vedrò più tardi. Sì, potete vedervi questa trasmissione tranquillamente anche registrata, quindi io registro tutte le mie comunicazioni. Testardi cronici, è vero, è un carattere molto forte, il bulldog francese ha un carattere molto forte, quindi è anche molto importante agire sulla psiche di questi soggetti. È anche però è vero che sono soggetti che a volte vogliono la compagnia, quindi se si sentono poi straniati da soli, a volte vanno un po' in ansia. Appena arrivate, di chi parlate? E beh, oggi parliamo del bulldog francese. Ciao Cindy, ciao Giovanna, ne sto curando uno con pastiglie di Unacef e sciroppo Clearance. Beh, questo è un antibiotico. Per quanto riguarda gli antibiotici, per raggiungere una pelle, quindi agire su una pelle, ci vogliono a volte settimane. Io non sono tanto del parere di utilizzare gli antibiotici, penso più a una terapia locale, perché poi dando tanti antibiotici creiamo una disbiosi intestinale che difficilmente poi se ne esce, andiamo a intossicare ancora di più il fegato, quindi lì dove è possibile mi concentrerei più sulla terapia locale, sulla terapia detossificante del fegato, sulla disbiosi intestinale e su eventuali conflitti che questo soggetto ha, quindi anche sul mentale è molto importante. Sapete che il mio protocollo prevede sia una cura diciamo, dello stato diciamo della corporatura, quindi dello stato metabolico, ormonale, diciamo immunologico, ma anche di quello psicologico che è fondamentale, tutto collegato. Buonasera Mariangela, buonasera Mariella, perché il cane sbava? Beh, il sbava perché tendenzialmente questi soggetti se vanno soprattutto in ansia aumenta la produzione di questa saliva, poi ha una conformazione della faccia che a volte non riescono a trattenere la bava, ma diciamo in situazioni di ansia, di agitazione, aumenta la produzione di saliva. Io uso aloe gel nelle orecchie, va bene, diciamo, la cosa importante è che quando fate questi lavaggi, ovviamente si dovrebbe sempre vedere prima che il timpano non è perforato, quindi l'integrità del timpano, questi lavaggi poi, queste sostanze non devono rimanere, queste sostanze schiumogene all'interno delle orecchie, se no è un problema enorme. Potete utilizzare le sostanze schiumogene, però poi dovete sciacquare, lavare l'orecchio con la soluzione fisiologica e soprattutto asciugare benissimo, non deve rimanere l'umidità, dandosi che ha una conformazione particolarmente accartocciata, un po' come il bulldog. Dovete stare molto attenti poi nell'asciugare bene, non far rimanere quell'umidità residua. A volte starnuti inverso, ma può essere pericoloso, ma lo fanno molti cani anche che non hanno questa struttura brachicefalica. Ovviamente soggetti che hanno un palato molle particolarmente lungo, magari spessito e infiammato, possono avere più episodi del genere. Buonasera Stella, allora buonasera dottore, i suoi video sono sempre interessanti anche se non è attinente all'argomento che sta trattando, vorrei chiedere se può fare video parlando del Maine Coon, grazie e complimenti. Allora il Maine Coon è un gatto, beh, sicuramente tratterò anche delle razze di gatti, sì, quello sicuramente. Hai fatto bene a dirlo, a volte devo dire, i gatti, ho fatto alcuni seminari sui gatti, non sono così numerosi come i cani, non so perché non c'è un grossissimo interesse a volte,
il gatto come il capo, però può darsi una mia impressione, però sicuramente parlerò anche delle razze dei gatti. Ovviamente non ho fatto una classifica, soprattutto in questo libro, non ho fatto la classifica del biotipo inerente al gatto, mi sono concentrato sul cane, quindi è un discorso che faremo diciamo ad ampio raggio, soprattutto mi dedicherò a alcune razze di gatti e quindi le malattie più predisposte. Allora, buonasera Alexia, buonasera Dalila, è un Bichon Frise, posso dare cibo normale? Buonasera dottore. Ma sicuramente Bichon Frise, ovviamente non stiamo parlando del bulldog, vabbè, comunque sicuramente la migliore cosa è fare un'alimentazione naturale, magari associata a degli essiccati, quindi associare le due cose, oppure magari solo naturale, però devi essere seguita, tu sai, io faccio dei consulti online, potete diciamo acquistare il consulto attraverso il mio sito www.alessandroprota.it, dovete postare un po' la documentazione del cane, il video, perché è importante anche per valutare come vive questo cane. Parlavamo diciamo, dell'aspetto mentale, è importante che questo cane non sia stressato da un ambiente che magari non è adatto per la sua razza, ecco. Quindi a volte fare un video di come vive questo cane a volte è molto importante. Poi allegate ovviamente una sorta di documentazione, eventualmente per i soggetti oncologici, per tutte le problematiche allergiche, autoimmuni, dovete poi farmi un quadro un po' della sua situazione, e poi si organizzano questi consulti, va bene, che quindi più consulti per cercare poi di creare un protocollo. Buonasera dottore, a tutti, buonasera Angela. Io pettorina, sì, io no, con l'arastrozzo sicuramente. Per i cani penso la stessa cosa, il collare non si mette ai bambini, e per i cani penso la stessa cosa. Beh, sicuramente il collare può creare dei problemi. Adesso vedo che molti cani usano la pettorella, quindi è un po' in disuso il collare, però diciamo, io posso dire da un punto di vista di quello che è la salute, poi da un punto di vista comportamentale devono essere i comportamentalisti a parlare in questo senso qua. Volevo sapere qualcosa riguardo il Chihuahua. Abbiamo fatto una puntata sul Chihuahua, quindi puoi andarla a vedere sul canale YouTube. Il mio bulldog si lecca le zampe abbastanza spesso e ogni tanto si gratta. Beh, sicuramente potrebbe essere un fatto o diciamo legato all'ansia comportamentale, quindi, oppure un problema di nevralgia, bisogna vedere quindi se c'è un problema a carico delle cervicali, oppure potrebbe essere un eccesso di calorie o proteine che gli stanno creando un sovraccarico epatico, quindi sta eliminando queste tossine. Salve Christian, dottore, omega 3 vegetale come prevenzione va bene? Gli omega 3 vegetali, diciamo, io preferisco più l'olio di krill. Preferisco più quelli animali come oli, quindi omega 3 preferisco più quello là del krill, però ovviamente adesso ci sono tanti prodotti, tanti omega 3, no? Il krill secondo me è uno dei migliori, perché l'olio di salmone a me non piace troppo, perché parliamo comunque di pesci e quindi possono essere carichi di metalli pesanti, poi dipende un pochino da dove vivono, da dove vengono presi, da dove viene preso, se è certificato o meno l'olio, eh? Dovete sempre assicurarvi che sia un olio certificato che non abbia metalli pesanti. Cammina e vuole, produce schiuma, ma quando cammina a volte produce schiuma dal naso, questo lo fanno spesso perché a volte diciamo possono avere un po' di infiammazione a causa dei turbinati, oppure non hanno dei turbinati che favoriscono una buona reazione. E quindi a volte si creano queste bolle, quindi una sorta di difficoltà respiratoria. Se non mi sbaglio, la tua cagnolina ha un po' le narici strette. Sta guardando il video. Il mio ha 2 anni, Maria Rita. Il mio ha 2 anni, devo iniziare da ora con taurino carnitino. Posso trattarlo però solo con omega 3 vegetale giornalmente? Io sinceramente integrerei con la taurina e la carnitina, soprattutto se non fa una dieta a crudo tipo BARF. Quindi la taurina è fondamentale proprio per la struttura, diciamo per il tono della muscolatura del cuore. Buonasera, è un bulldog francese 22 mesi, femmina che soffre di prurito continuo, si gratta ed esce pus con odore insopportabile e ferite. Cosa può essere?
A me mi hanno detto dermatite o dunque, o cibo, in quanto beh, possono essere tante cose. In quanto gli sto dando crocchetta al salmone, sicuramente non è un'alimentazione adatta. Adesso andrebbe valutato il tipo di alimentazione per il tuo cane, quindi magari dovresti chiamarmi per una consulenza perché sicuramente c'è qualcosa in alimentazione che non va bene. Le crocchette al salmone non penso sia la scelta giusta, anche perché io sono contrario proprio alle crocchette. Il salmone, poi il pesce, bisogna vedere se questo pesce gli crea problemi, c'è una cattiva tolleranza all'istamina. Le crocchette di salmone non fanno male, visto che il salmone e l'allevamento sono trattati con antibiotici. Ebbene sì, purtroppo sì. Oggi cos'è che fa bene? Diciamo il salmone oggi all'allevamento. Sono viste di tutti i colori. Io il pesce lo darei proprio non in crocchette, preferisco, oppure situazioni particolari, tipo degli essiccati di cui io conosco l'origine, perché sono essiccati all'aria, da situazioni poco inquinate, alcuni per esempio vengono dalla Norvegia, altri dalla Danimarca. Per quanto riguarda invece il pesce, preferisco magari che lo comprate dal vostro pescivendolo di fiducia. Così siamo tranquilli, siamo sicuri, ma le crocchette al pesce non ho una grossa simpatia perché, ripeto, ho paura che ci sia una certa carica di istamina all'interno. L'orecchio non ha più lesioni, beh, mi fa piacere, meno male, qualcosa stiamo facendo, cara Giorgia. Io ho tre maremmani, beh, faremo sicuramente uno sul maremmano, una razza molto bella, a me piace moltissimo. Dor de Bordeaux, bellissima razza, questo, anche questo lo faremo, ovviamente saprai sicuramente. E che il Dog del Bordeaux, ovviamente, basta che vai a fare la scheda, a completare la scheda, è un sanguigno linfatico, quindi è veramente molto impegnativo. Attenzione, Dog del Bordeaux è un cane molto impegnativo. Emma è molto longilinea, effettivamente, ecco perché tu hai pensato al bilioso, però ripeto, ci sono alcuni che sono meno longilini, un po' più diciamo strutturati. E quindi hanno più del sanguigno. Però voglio dire, il limite è molto 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 fine, diciamo, questo limite, lo so, mi rendo conto, però l'importante è che voi acquisite i concetti, soprattutto quello che è il sanguigno e quello che è il bilioso, soprattutto la sua predisposizione, la sua debolezza, perché viene sempre da un'embriogenesi, quindi ha un maggiore sviluppo di organi rispetto al nervoso, che è piccolino, mingherlino, secco, snello, che ha degli organi più piccoli, quindi è un microsplanchnico, invece questo è un macrosplanchnico, ha gli organi più voluminosi, quindi in un certo qual modo ha un buon drenaggio, però è anche vero che si infiamma notevolmente, perché c'è un metabolismo molto spinto, c'è una termogenesi molto spinta. Va bene, il mio bulldog si lecca continuamente le zampette, abbiamo parlato mi sembra prima, quindi c'è un fatto o di intossicazione, un fatto di ansia, a volte le due cose si associano, perché quando un soggetto è intossicato, tendenzialmente si infiamma anche un po' il cervello, se vogliamo, no? Quindi diventa una sorta di irritazione cerebrale e questo lo può anche modificare il suo comportamento, poi allorché poi sia associate anche a degli antiparassitati, cioè gli antiparassitati, abbiamo parlato a suo tempo, hanno una interferenza su quelli che sono i neurotrasmettitori, quindi possono portare a depressione, possono portare a volte anche a una irritabilità accentuata proprio dovuta a questa alterata liberazione di questi neurotrasmettitori, quindi è tutto un problema di chimica del sistema nervoso. Buonasera Dolore, buonasera, buonasera, buonasera Giuseppe. Per tenere idratate le rughe, che prodotto mi consiglia? Allora, per tutto dovete pulire nelle pieghe, Io posso consigliare per esempio il tea tree oil, delle lozioni col tea tree oil, ci sono anche delle lozioni antimicotiche che sono studiate con della calendula, del tea tree oil, pulire, magari anche con l'argento colloidale, un ottimo prodotto l'argento colloidale, potete pulire. Dovete soltanto evitare di sgrassare troppo la superficie, perché tendenzialmente si tende a sgrassare troppo, a togliere troppo sebo, ma quella è una protezione. Quindi se togliamo troppo, se siamo troppo aggressivi con dei shampoo troppo aggressivi, di conseguenza c'è una produzione successiva di sebo ancora più abbondante. Quindi dovete stare molto attenti, dovete sempre
idratare la pelle, giusto il concetto della idratazione. Quindi magari mettere, anche si possono mettere, io faccio usare per esempio dei shampoo oleosi a base di olio, no? Dei shampoo oleosi, i toilettatori mi conoscono, io faccio utilizzare questi tipi di shampoo, non sono shampoo aggressivi assolutamente, la clorexidina non mi piace moltissimo, lo utilizzo soltanto in determinate situazioni dove proprio devo combattere un'infezione al momento, ma dopodiché poi tolgo. Ma il continuare con la clorexidina secondo me è sbagliato. Buonasera, dottore, il mio burro francese, 5 mesi gratte di continuo di nuovo, ma non sono pulcio, però sì. Mi ha detto vedare che dermatite l'ha avuta l'anno scorso, è curata con cortisone, ma ora è tornata di nuovo. Cosa posso fare delle ferite? Esce pus, che ha un odore insopportabile. Guarda, bisogna fare tutto un trattamento di terapia topica, magari con questo nanobolle o zonoterapia, argento colloidale, rivedere l'alimentazione è molto complicato. Mi devi contattare e organizzare dei consulti. Vediamo un attimo. Sto dando al mio cucciolo il Monge Pup anatre e patate, ma fa spesso le feci molle. Mi consigli altre crocchette? Sicuramente. Non è questa la sede per fare pubblicità ad altri prodotti, ma sicuramente preferirei più un pressato, un essiccato associato eventualmente a un'alimentazione naturale. Il mio bulldog, eccoci finalmente Maurizio, oggi parliamo del tuo bulldog. Quando fai bisogno le feci sono a palline, è normale? Sì, a volte può essere, dipende sempre dall'alimentazione. Ecco, vedi, oggi siamo arrivati al bulldog, me lo chiedevi sempre. Buonasera dottore, un bulldog francese tende a grattarsi il viso. Vorrei trovare un prodotto per tenerla idratata. Cosa mi consiglia? Mi sembra che ho parlato prima, sicuramente trattamenti non troppo aggressivi. Provate questo nanobolle. Provate l'ozono, che è sicuramente ottimo, un rimedio ottimo, e ovviamente curare l'alimentazione, quindi dal di dentro bisogna curarsi i cani. Federica Corinaldesi sta guardando il video. Salve Federica, i miei cani prendono una compressa di melatonina per Paoli. Sì, dipende, ovviamente, è soggetto sanguigno, un soggetto tendenzialmente molto focoso, quindi se è molto agitato, sicuramente in alcune circostanze la melatonina va bene. Se è un soggetto già di per sé depresso, quindi molto astenico, magari la melatonina potrebbe non essere indicata, però dipende dalla situazione, non posso generalizzare. È possibile lavare il cane ogni tanto? Sicuramente lo devi fare, se ce n'è bisogno si deve fare. Dottore, taurina consiglia da 500 al giorno? Beh, per un cane come che ha intorno ai 13, 14, 15 kg, 500 va bene secondo me, magari da dividere mezza la mattina e mezza la sera. Bene, penso abbiamo terminato, se non ci sono altre domande, è stata una puntata anche questa molto interessante, vi voglio diciamo anticipare la prossima, sarà sul pastore tedesco, adesso mi stanno venendo in mente, magari faremo un'altra sul Beagle, ma comunque cercherò di trattare un pochino tutte le razze, io spero che voi vi state documentando su questi, sulla biotipologia, io sto continuando fare questa fatica che è praticamente questo libro sulla Costituzione, quindi sarà molto interessante perché poi in relazione alla Costituzione ci sarà un'integrazione, ci sarà tutta un'alimentazione, cioè saranno dei concetti molto importanti che magari molti di voi stavano sbagliando perché davano per esempio un alimento che per quel tipo di Costituzione non andava bene. Abbiamo parlato oggi del sanguigno bilioso, sicuramente l'eccesso di carboidrati in questo biotipo è quanto di peggio si possa fare, quindi state attenti, troppo riso, troppo patate, quindi dovete anche valutare ogni tanto, fare una sorta di semidigiuno, cioè staccare un pochino dalle proteine animali e soprattutto il movimento che è fondamentale per smaltire queste calorie, altrimenti poi il cane pagate il tutto con delle dermatiti che si riacutizzano, recidivano continuamente, quindi è una razza molto delicata, dall'aspetto sembra che è una razza robusta, ma è una razza molto delicata, ci vuole molta diligenza soprattutto nella gestione, quindi state molto attenti, seguite magari sui miei social, penso di aver dato alcune dritte importanti, cercate di condividerli questi video perché sono molto importanti affinché la gente non sbaglia, perché c'è molta gente che sbaglia, c'è gente che mi viene
avvisa che magari c'ha un'otite quando magari c'ha una cervicobrelargia. Cioè, dovete stare molto attenti, la diagnostica si fa sempre valutando l'organismo a 360 gradi, eh? Quindi a volte una gastrite può nascondere delle situazioni importanti dovute magari a uno stress, la stessa cosa, un reflusso può essere la conseguenza di una cattiva alimentazione, quindi non limitatevi a tamponare, a mettere le toppe sul sintomo, ma cercate di capire la causa di quel sintomo, questo è importante. Bene, allora abbiamo finito, ciao ciao Elena, pure a te, ciao Decio, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, grazie.